Toselli, Battain, Bessega, Gerotto e Cettolin, i cinque che compongono in questo momento il gruppo in testa alla corsa. Questi sono i quattro inseguitori, che sono Durelli, Fighetti, Bernardi e hai l'ultimo nome, perché io me lo sono perso, col 105, Ragnatela Nicolò. Ecco, qui il gruppo che insegue, questi sono i quattro, ma il gruppo dietro è vicinissimo ai quattro inseguitori, quando ormai siamo agli ultimi metri di rettilineo prima di imboccare la salita di Erbanno. Infatti mi sembra che i cinque in testa al gruppo siano proprio ai piedi ormai della salita di Erbanno. Questa è la testa della corsa, composta da Toselli, Battain, Bessega, Gerotto e Cettolin. Per loro inizierà tra pochissimo la salita di Erbanno e quindi, signore e signori, siamo ormai all'atto finale di questo campionato italiano allievi. Qui si decide la gara. Hanno imboccato la salita, Marco, c'è anche qualcuno che prova a porgere una borraccia, ma in questo momento non è il momento di distrarsi. I cinque stanno viaggiando su questo tratto di salita, ma lo ricordiamo, qua si affronterà anche il Cornaleto, quindi il tratto di salita dura sarà dopo. Sì, stanno salendo veramente forte. Ecco Ivan Toselli, che quando la strada si alza lui si porta nelle primissime posizioni. Sono passati i cinque corridori con un vantaggio di 30 secondi all'imbocco della salita. Io mi aspetto qualcosa di... Eccolo il muro di Cornaleto. Allora, eccolo, l'abbiamo chiamato, ci siamo, è il momento della verità. Le pendenze sono davvero molto alte. Da 5 sono rimasti in 3 nel frattempo. Da 5 sono rimasti in 3, come giustamente dici Erika. In tanti tifosi sono lì assiepati per capire chi vincerà. Sono 3 atleti che stanno comandando la corsa, che stanno provando ad involarsi in questo magnifico trampolino di lancio di questi campionati italiani allievi, che davvero entreranno nella memoria dei tifosi, perché se vai a vincere su percorso del genere c'è qualcuno che sta forzando lì. Attenzione, attenzione, però tutti rimangono lì più o meno dello stesso passo, tanti che danno una rinfrescata. Eccolo il famoso falso piano, eccolo il famoso falso piano. Se qualcuno qua ha la gamba potrebbe persino partire. Tanti stanno dissetando questi atleti e allora stiamo avviandoci alle parti conclusive della corsa, vediamo cosa accadrà. Toselli là davanti, con lui il 60 Bessega, vediamo di capire anche chi è il terzo. Cettolin. Quindi Toselli, Bessega, Cettolin sono i 3 che sono rimasti in testa al gruppo. Marco, il gruppo ha puntato il muro con circa 25 secondi di ritardo. Non abbiamo le immagini che ci aiutano a capire se sta succedendo qualcosa, però diciamo che la parte dura ora è finita. 3,5 km all'arrivo, discesa e vinca il migliore. E adesso in 3 cosa si fa? Nel senso che a questo punto, se arrivano loro, ci sono i 3 posti del podio, però è chiaro che questi 3 km scottano. Adesso stanno sicuramente rifiattando, perché hanno fatto il muro in una maniera veramente molto forte. Adesso c'è un altro pezzettino e poi sarà tutta discesa fino all'arrivo. Cosa fanno? Devono andare sicuramente di comune accordo, non possono permettersi un attimo di tentennamento, perché il gruppo è alle loro spalle, sentono il fiato proprio della prima parte del gruppo e se ti fermi ti imbalzano da dietro in un attimo, quindi non possono permettersi di fermarsi a ragionare. Toselli è quello che sembra rilanciare con più verve, è quello che è stato esposto anche per più chilometri, eppure sembra quello che ha la gamba migliore, però è una sensazione. Ma sicuramente in salita ha dimostrato di essere l'atleta con maggiori caratteristiche da scalatore. Ne hanno staccati 2, abbiamo detto 2 atleti del Veneto si sono staccati, sono i 2 che sicuramente hanno lavorato maggiormente nella zona di pianura, proprio come dicevo che il Veneto aveva questo vantaggio di avere su 5 componenti averne 3 davanti e 2 si sono sacrificati per la causa. Adesso sono in 3 e poi c'è un atleta a metà strada, credo sia un atleta del Trentino,
Non sappiamo dietro. Davvero è una grande iniziativa quella dei tre davanti. Conta avere lo spunto veloce. Quante volte ci sono dei bravissimi atleti che vanno forte nei percorsi duri, poi arrivi là nel finale, non hai lo spunto veloce. Quanto è importante avere quello spunto veloce che ti fa vincere negli sprint ristretti. Staccare tutti è sicuramente molto difficile, e qui allora conterà soprattutto chi è più freddo, chi è più bravo e chi sa interpretare al meglio questo tipo di situazione. Uno sprint a tre va interpretato nella maniera corretta, nella maniera giusta. Se lanci troppo presto, di fatto tiri la volata a tutti, però nessuno vorrà prenderlo quel primo posto. Però se tu ti vai a fermare, attenzione, si entra nel finale di gara, attenzione. La svolta verso sinistra in questo momento, qui la strada si stringe, ci sarà curva e controcurva e poi si andrà sul pezzo di strada parallelo a quello di Corso Italia per poi tornare indietro e risbucare su Corso Italia dove si concluderà questa gara. E allora sono fasi delicate di gara queste, lo sono per Toselli, Bessega e Cettolin che si stanno giocando la maglia tricolore, guardano indietro per capire la situazione, per capire il loro vantaggio. Io chiedo a voi che siete più addentro se c'è qualcuno dei tre che può dirsi favorito. Attenzione, dopo 70 km tutto può accadere, perché si variano un po' le caratteristiche. Vedete, lì davanti non si va molto veloce, essere terzi di solito in una volata ristretta può aiutare, però ora sono quasi allineati i tre. Si porta avanti Cettolina, ruota Toselli, Cettolina. Poi Bessega continuano a guardarsi indietro solo sul piazzale della stazione. Mancano davvero pochi metri all'arrivo, c'è una fase di studio importante, sembra quasi una gara di pista, un arrivo ristretto. Abbiamo perso il collegamento, però allora abbiamo visto questi tre telecamere fisse del traguardo che potranno mostrarci l'arrivo di questi tre che si stanno giocando la vittoria finale di questo campionato italiano allievi. I tre sono arrivati all'ultima curva, entreranno tra pochissimo in Corso Italia e quindi saranno le fasi decisive di questa gara. Vediamo come se la giocheranno i tre, ricordiamo col 103 Toselli in maglia arancio, il 60 è Bessega, col 41 c'è Cettolin. Le telecamere fisse, la prima moto arriva su Corso Italia e stiamo aspettando anche l'arrivo della testa della corsa con questi tre ragazzi che hanno fatto una grandissima eccoli, c'è anche un quarto atleta. Sono in quattro per giocarsi su questo rettilineo il campionato italiano allievi e staremo a vedere chi riuscirà a spuntarla. Marco, sono fasi di attesa. Sono fasi tremende, mancano veramente poche centinaia di metri e qui il primo che parte c'è il rischio che possa anche perdere la gara, perché sai, è come tirare la volata, ma bisogna stare attenti perché da dietro arriva il gruppo. Fasi veramente concitate, lancia lo sprint Ivan Toselli. Sono partiti allora Toselli a centrostrada in maglia arancio, ma risale anche dall'altra parte un altro atleta ed è sull'estrema sinistra che risale Gerotti, ci sembra di aver visto, ed è il corridore del Veneto, il nuovo campione italiano. E quindi ricostruiamo anche questa classifica e intanto il terzo classificato è Andre Aus. Vediamo un attimo di ricostruire il podio, che fatica su questo traguardo Valerio, perché davvero sono arrivati in quattro, è stata tirata una volata di quelle che ci ricorderemo. Volevi la volata nel gruppo, te l'hanno regalata. Sì, è stato un arrivo palpitante, peccato non avere visto dalla moto le fasi conclusive della gara, quando Andre Aus, mi pare che sia lui l'atleta che è rientrato, l'atleta trentino che avevamo nominato a inizio corsa, quindi la volata è diventata a 4. Ivan Toselli ha deciso di partire, Cettolina ha preso la sua ruota e di fatto è andato a vincere, e questa è stata davvero una volata importante. Da dietro pensa che beffa sarebbe stata se il quarto avrebbe rimontato. Questo è successo, eccola qua la volata, vedete qua ormai la volata è già lanciata, vedete alla vostra sinistra. Lo riconoscete anche per i pantaloni verdi del San Vendemiano, Filippo
Cettolin che forza e va a vincere davanti a Bessega. Terza posizione ci pare di capire André Haus e il povero Toselli, sì, un grande atleta, però in salita, in volata, ha un po' tirato la volata a tutti, giù il cappello, che beffa essere arrivati quarti, lui che l'ha iniziata questa corsa, almeno un podio sarebbe stato bello averlo per lui. Era un po' il rischio, lo si sapeva quando il gruppo si è allargato, insomma finché erano in tre. Diciamo che il podio era assicurato, bisognava solo capire in che posizione del podio arrivare. È chiaro che quando all'ultimo si è inserito André Haus ha un po' sparigliato le carte, e a quel punto il rischio era anche quello di finire fuori dal podio. Allora, che gara è stata oggi? È stata una gara bellissima, devo ringraziare tutto il Veneto che mi ha aiutato nella parte finale, sono contentissimo. Un grande lavoro, soprattutto nell'ultimo giro, come sei arrivato all'arrivo? Sì, avevo chiesto a Gerotto se facevamo un attacco. Siamo andati via in tre del Veneto e gli ho chiesto se mi portavano fin sotto la salita, e devo ringraziare Nicola Battei e Alessio Gerotto.